Nella comunicazione ipnotica bisogna enfatizzare alcune parole, perché le parole enfatizzate sono quelle che passano direttamente all'inconscio, ad esempio, e quindi noi possiamo enfatizzare le parole in che modo? Questo volendo si può fare anche per iscritto, ad esempio scrivendo la parola in maiuscolo o scrivendola in grassetto o mettendola sottolineata. Certo che l'impatto è molto minore rispetto alla comunicazione parlata, perché nella comunicazione parlata, quando io capisco qual è una parola chiave, cioè una parola che va ad amplificare il turbamento di quella persona, perché ricordiamoci, come dicevo, che amplificando il turbamento erogo emozione, e poi chiudendo il turbamento, cioè chiudendo, offrendo una soluzione per chiudere il turbamento che comprende me, vado a, come dire, gratificare fondamentalmente la sfera logico-razionale. E quindi però do anche dimostrazione alla parte emotiva che io comando le sue emozioni. E quindi sia quando utilizzo le parole amplificatrici, facciamo l'esempio sempre del tradimento, quindi tradimento e poi la parola risolutrice, appagante, fedele, e beh, dovrò utilizzare un tono di voce diverso, perché è brutto quando una persona ti tradisce, quando una persona tradisce quella che è la tua fiducia, ed è importante trovare una persona fedele che possa appagare tutte quelle che sono le tue esigenze. Quindi vanno sottolineate analogicamente, perché le parole sottolineate analogicamente hanno più probabilità di bypassare naturalmente la sfera logico-razionale e di penetrare direttamente nella sfera inconscia. Quindi le parole sottolineate in modo analogico penetrano profondamente su penetrare mi sono auto-emozionato. Mi sono autoemozionato perché, ad esempio, in questo caso ho fatto un esempio sulla parola penetrare senza sapere, ma tutte le persone che, ad esempio, hanno difficoltà a penetrare o non riescono a essere penetrate, magari dalla persona in cui vuole essere penetrata, in cui vorrebbe essere penetrata, che non ti penetra e magari ti fai penetrare da quello che invece non ti piace. O insomma, perché magari te lo sei sposato e quindi la parola penetrare genera emozione, no? Ecco, quindi questo è molto importante. Poi beh, anche la disistima, ad esempio, potrebbe essere un'altra parola chiave. Disistima, uno potrebbe inventarsi un discorso. Certo che è brutto quando le persone non ti prendono in considerazione, quando le persone ti trattano male, quando le persone sono indifferenti completamente a te, ti ignorano completamente, come se non esistessi. Ecco, in questo modo sto amplificando la disistima. In questo caso tu devi rivolgerti a persone che possono realmente valutarti, che possono valutare i tuoi valori per quello che tu sei veramente. Quindi in questo caso la soluzione la offro ancorandola con il puntamento, la offro ancorandola a me. È molto semplice, diciamo, una volta che abbiamo capito qual è il turbamento che vive la persona, devo semplicemente amplificarlo enfatizzando le parole chiave. Le parole chiave, ricordo, sono di due tipi, sono le parole chiavi rigeneranti e le parole chiave appaganti. Quindi noi abbiamo due tipi di parole chiave rigeneranti e parole chiavi appaganti. Le parole chiave rigeneranti sono quelle che ti vanno a rigenerare il turbamento e devono essere utilizzate per prime. Prima devo utilizzare le parole chiave rigeneranti, perché io prima devo rigenerarti il problema.
prima di offrirti la soluzione. E successivamente devo utilizzare le parole chiave appaganti, che in questo caso hanno la funzione di gratificare anche la parte logica, ovviamente, e poi comunque quando io amplifico e appago, in realtà gratifico la parte logica con l'appagamento perché ti offro una soluzione, ma intanto è una soluzione che prevede un vincolo e quindi in qualche modo gratifica anche la parte emotiva, perché io ti dico, capito, vuoi essere valorizzata, esci con me, vieni a cena con me, vieni a letto con me, cioè. Ti offro la soluzione, ma non è che te la offro così d'amblè. C'è sempre una condizione, c'è sempre un vincolo, e quindi questo vincolo vincola, diciamo, il vincolo vincola. Ecco quindi che in questo modo, e poi comunque do anche una, come dire, come possiamo dire, do anche una dimostrazione di potere alla sfera emotiva, perché la sfera emotiva capisce che io ho il potere sulle sue emozioni, posso rigenerarlo, appagarle. Analogicamente si può enfatizzare anche variando il volume, se non sono in grado, quando uso la parola chiave, la dico un po' più forte. E dirla un po' più forte se ad esempio serve soprattutto con le persone che si agganciano sul desiderio. Ma adesso poi si potrebbero fare mille cavilli, però diciamo che se no poi diventa troppo complicato. Posso comunque alzare un po' il volume oppure abbassare un po' il volume. La parola chiave può essere alzando il volume o abbassando il volume. Di solito si utilizza, diciamo che ci sono poi mille modalità per utilizzare le parole chiave nel modo corretto, ma in realtà funziona comunque, perché mettere poi troppa carne al fuoco diventa poi complicato da gestire, perché uno potrebbe usare il tono di voce, il volume più alto nella rigenerante e più basso nell'appagante, però in realtà rispetto a una media, no, ovviamente. Però diciamo che in linea di principio. Poi posso utilizzare un po' in tutti i modi, insomma, l'importante è che la parola chiave venga espressa e sottolineata analogicamente. Una volta comunque che sono identificate le parole chiave, e ripeto, basta identificarne una, cioè basta identificare la parola chiave rigenerante. Anzi, dobbiamo per forza, non, è difficile riuscire a identificare la parola chiave appagante, cioè quella che ti appaga il turbamento, perché normalmente la persona non la esprime, non esprime emotività. Noi riconosciamo attraverso il linguaggio non verbale, soprattutto dell'altra persona, la risposta non verbale dell'altra persona, tendiamo a riconoscere le parole chiave rigeneranti. Quelle che rigenerano un turbamento. E il contrario è quella appagante, insomma, l'appagante è esattamente il contrario. Se, come dire, se sono limitate, no, non c'è uno schema per le parole chiave, c'è una. Uno schema, parola chiave rigenerante e appagante. Uno schema. Non è che c'è tanto da dire. Vabbè, metto parole chiave. Possono essere di due tipi. Parola chiave appagante e parola chiave rigenerante. Appagante turbamento, rigenerante turbamento. Prima devo usare quella rigenerante, poi appagante. Poi vabbè, poi l'ho posto. Quindi non è che c'è molto da dire. Ovviamente devo cogliere qual è il turbamento della persona, perché poi il discorso è amplificare il turbamento. Comunque le parole chiave sono parola chiave appagante e parola chiave rigenerante.
Beh, gli esempi poi li vedremo nelle prossime volte, magari ricordatemi di fare degli esempi, perché adesso siamo arrivati più o meno alla fine della lezione, quindi la prossima volta possiamo fare degli esempi. Se interessa questa parte, posso poi nel prossimo video magari fare degli esempi sui vari turbamenti, come utilizzare le varie parole chiavi, appaganti e rigeneranti.